Ciao giovani amici di Facebook, torniamo a parlare di Magic the Gathering qui su Incauto Acquisto. Parliamo ancora di Rivolta dell'Etere, che è l'ultima espansione di Magic uscita da una mesata. Abbiamo già fatto una bella anteprima con i primissimi, come si chiamavano? Pre-release. Un bustaggio di pre-release pack, ma ci sono arrivati anche invece, diciamo, i booster definitivi, gli starter definitivi. Tra l'altro ce li ha mandati in questa bella confezione promo pseudo natalizia molto figa, grazie Wizard. E per cui cosa facciamo? Andiamo a sboostare ancora alla stragrande, e non sboosteremo, diciamo, non mostreremo tutte le carte come facciamo di solito nelle anteprime, perché bene o male le abilità le abbiamo già spiegate, le cose nuove le abbiamo già spiegate, le comunacce le abbiamo già fatte, sì. E quindi andrò ad aprire le buste come ho fatto nella seconda parte dell'ultimo video, andando a prendere solamente e mostrare solamente le rare, i play Walker, la roba più figa, la roba figa in fondo, insomma. Andiamo a vedere, via. Ok, questo è insomma il promo pack che ci ha mandato Wizard. È semplicemente una scatola nera con questa sovracopertina Magic the Gathering, molto figa comunque. Sì. Sul molto retro, stile librario. Sì, non c'è nulla, quindi andiamo a togliere. Voglio vedere cosa c'è dentro. Forse, non volevo romperla. Ecco fatto. E poi come si apre? Così, ma c'è magnetica, accidenti, l'abbiamo badata a spese. Rivolta dell'etere, boom. E non poi dentro due bei scatoloni, vediamo prima cosa c'è qui. Proprio un bel volumetto, una specie di artbook, diciamo. Beh, figo, Kaladesh in rivolta, riprendi il potere. Sì, diciamo, riassume la storia che avevamo brevemente raccontato l'altra volta. Allora, direi che abbiamo di fronte a noi un altro bel boxettone di Rivolta dell'Etere. Quindi questa è la scatola che normalmente contiene le bustine che andiamo a comprare nei negozi, nelle edicole Etch. Esatto. E qua invece abbiamo uno starter pack. Ah, giusto. Quello che viene definito un mazzo Planeswalker in maniera abbastanza semplice, perché è un mazzo e contiene un Planeswalker. Esattamente, infatti ecco, l'avevo completamente rimosso, mi avevano chiesto quale volevo tra due o tre Planeswalker e io ho detto non mi a caso, e evidentemente ci ho preso, perché me ne ha mandato uno. Mi ricordo che impazzivi per il leone. Allora, coltellino Svizzeren, andiamo, da chi partiamo? Oddio, potremmo partire da lui, mazzo, vero? Sì, sono d'accordo con la tua scelta. Sì, partiamo da Ayani, che io ho richiesto espressamente perché sono un grande appassionato di Ayani. Beh, ricordo che l'altra volta c'era quella magia che lo ritraeva con quella immagine, con quella frase molto badass anni 80. È vero, mi è vero. Mi è piaciuto molto. Sì. Quindi ci sta. Sei involontariamente un fan del nostro leoncione. Leoncione Ayani. Allora, vieni fuori, Ayani. Ok. Allora, ovviamente in versione, tra l'altro, spacchio fica brillante. Giusto, fica. Già questo ci rende più felici. Okay. Non la piegare tutta. No, però. No, non l'ho piegata. Avete visto male. Non è successo niente. Dopo sono al tuo account eBay e ne so. Esatto. Allora, Ayani protettore impavido, Planeswalker Ayani, bianco-verde, quindi bicolore, da giocare in mazzi che contengono almeno questi due colori. Parte con quattro segnalini fedeltà, guadagnandone due, che non è poco. Ha un effetto per cui mette due segnalini più uno su una creatura, tipico effetto da bianco-verde. Con un più uno riveliamo carta dalla cima del grimorio, fin tanto che non riveliamo una creatura aggiungiamo quella carta alla mano. Sempre carino, perché con questi colori è difficile pescare, anche se ricordiamolo, è un Planeswalker che costa 6 mana e parte solo con 4, quindi ci sta che abbia due effetti interessanti. Con un meno 11, che è un bel po', perché a forza di più 2 comunque ci vogliono diversi turni, mette X segnalini più uno su una creatura bersaglio, dove X è pari al tuo ai tuoi punti vita e quella creatura a travolgere fino alla fine del turno. Quindi classico effetto finisher, dove potenzialmente se riusciamo boost a attivarlo, quel turno uccidiamo il nostro avversario. Sì, possiamo boostare di brutto chi abbiamo giù. Diciamo che per il formato costruito è un Planeswalker un po' lento, cioè ci vuole tanti turni a calarlo e ci vuole tanti turni a attivare il suo effetto, però comunque
per mazzi non volutamente proprio tirati da torneo, sono quelle cose che quando scendono di solito fanno vincere. Figo lo scatole 8, sì, sempre personalizzato ultimamente, vediamo, ci badano sempre un sacco a queste cose. Tra l'altro noto anche questa, guarda che bello, per aprirlo invece che il solito cerchietto, tac, fighissimo, bravi. E dentro cosa c'è? Delle buste e tanto per un mazzo, non smentirci, prefatto, e lo richiudiamo. Direi che la struttura è simile a quella che abbiamo già visto con i mazzi Commander, eccetera. Sì, cioè, c'è bravo, il nostro infatti fogliettino che ti dà la lista del mazzo e ti dice la spiega, ti dà due consigli su come giocare. Ha dei disegni fighi, perché comunque Aiani criniera d'oro. E dall'altra parte ci sarà la lista del mazzo, sì. Esattamente, come migliorarlo, come giocare. Ovviamente tutto molto in breve, si presuppone che... Bravi, bellissima sta cosa anche questa. Ci pigliate. Sì, sì, 22 terre, 16 altre magie, 21 creature e un planeswalker, ovviamente. Giustamente. E magari andiamo a vedere... Andiamo a vedere velocemente che cosa è il contenuto del mazzo. Solo le rare, sperando che le abbiano messe in fondo come si fa di solito. Al limite, se no le sappiamo riconoscere, ormai sei espertissimo dai colorini. Sì, sì. Ah, guarda, te l'hanno messo subito all'inizio, mi sa, quindi questa sarà, è già una rara, sì, sarà veloce individuarle probabilmente. Al diavolo le aperture facilitate, noi usiamo il coltello, noi sbraghiamo tutto. Allora, abbiamo, esatto, qui già la una rara solenne, i più attenti si ricorderanno, l'avevamo intravista anche l'altra volta, 2-2 doppio attacco significa che potenzialmente fai danni sia come se avesse l'abilità attacco improvviso, sia normalmente, quindi di base può fare due volte due danni, quindi 4 in tutto. All'inizio della sottofase finale, con l'abilità rivolta, ricordiamo, se qualcosa ha lasciato il campo di battaglia in questo turno, in questo caso lei si pompa con un +1/+1, che avendo doppio attacco è fico, perché in realtà vuol dire che farà due danni in più. Ok. Figo, ovviamente figo. Un danno in più due volte. Altra rara, sostegno di Aiani, che tra l'altro, ma secondo te è Aiani o sai che non lo so, non ho mai approfondito. Mi hai appena fatto venire il dubbio, questa è doppia, Io l'ho sempre pronunciato a Gianni, però in realtà per come è scritto potrebbe essere tranquillamente Aiani, quindi chiediamo alla Wizards di dirci, cioè, quale sarà la pronuncia corretta, pure ditecelo nei commenti voi come dite. Esatto. Aiani, Aiani. Aieie Brazorf, come lo dite? Comunque, sostegno di Aiani. Allora, quando entra nel campo di battaglia, puoi passare in rassegna il tuo grimorio e o il tuo cimitero per una carta chiamata Aiani, rivelarla e aggiungerla alla tua mano. Quindi ti va automaticamente a cercare il Planeswalker nel mazzo o anche nel cimitero, che è figo che se ce l'hanno ammazzato noi lo resuscitiamo. È un incantesimo comunque, quindi fa un effetto, diciamo, rimane in campo, e se lo sacrifichiamo preveniamo tutto il danno da combattimento che una creatura a tua scelta infliggerebbe in questo turno. Quindi è un incantesimo di protezione, ma che è assolutamente da usare in un mazzo che contiene questo Planeswalker, sì, perché per ci forza permette di andarlo a prendere o resuscitarlo. Poi un'altra rara, sostegno dalla K. Ok, un incantesimo con rivolta particolare, ti dice che all'inizio della sottofase finale, cioè alla fine del tuo turno, se rivolta, quindi qualcosa ha lasciato il campo di battaglia, riveli la prima carta del mazzo. Se è un permanente, la metti sul campo di battaglia, altrimenti in fondo al grimorio. Interessante, il costo non è pochissimo, ma a poter giocare in una carta potenzialmente gratis tutti i turni è molto interessante. Iniziano poi le land common, insomma ci interessano fino a un certo, sì, punto, direi. Il resto scorriamo tutto proprio velocemente, giusto per vedere che non abbiano nascosto qualche rara in giro, ma non credo. Direi, no, su questo sono tutte miste, common e uncommon. No. C'è il resto del mazzo. Poi le terre base, ovviamente. Sì. Ok. Ricordiamo, cosa che non abbiamo detto, noi adesso lo stiamo spacchettando alla ricerca delle rare come se fosse una bustina, ma questo è un mazzo precostruito. Sì, quindi le troverete uguali, identiche se le comprate. Sempre identico, ed è uno di quei prodotti compra e gioca. Quindi comprate questo, spacchettate, gli date una bella mischiata, perché sennò le carte sono tutte, sì, divise. Però dentro ci sono anche due bustine. Esattamente, per provare a migliorarvi il mazzo, potenzialmente, con il contenuto casuale delle bustine. Oltre alla carta di Aiani,
che ho appena piegato un'altra volta, la metto lì dentro facendo finta di niente, la trovate su eBay, carta rovinata, ma fa lo stesso. In condizioni quasi perfette, diciamo. Esatto. Allora, l'ho già aperta giusta, quindi da dietro le apriamo. Sappiamo che questo è un token. Allora, pubblicità come al solito, mi piacciono molto, servo meccanismo, e solito. Poi ci dovrebbe essere la... La terra, la terra, okay, e adesso la rara. La rara, Karizev, predona di avionavi. Avionavi sono insomma i vari mezzi nuovi introdotti con l'ultima espansione. Creatura leggendaria, quindi significa che ce ne potrà essere una sola in gioco sotto il vostro controllo. Attacco improvviso, minacciare. Due abilità, diciamo un'abilità di avoid e un'abilità di danno, strano su una creatura 1-3 dove non è particolarmente aggressiva, sì. Però si incastra in questo modo. Forse dice ogni qualvolta bonus. Attacca, crea una pedina leggendaria scimmia 2-1 rossa, chiamato Ragavan, che per chi è stato attento è una delle pedine che avevamo trovato nelle scorse sbustate. Adesso finalmente non mi ricordavo assolutamente. Abbiamo trovato quella che la mette in gioco, la mette in gioco tra l'altro tappata attaccante. Non ero stato attento io. Male. Ero presente, ma non ero attento. E c'è qualcos'altro? No, uncommon, andiamo avanti. Quindi carino il fatto che la mette in gioco tutte le volte attaccante, quindi di fatto noi attacchiamo con un 1 di attacco, ma poi in realtà ne mette in gioco altri due, quindi è come se attaccassimo con un 3, ma due separate. Molto interessante. Allora, Amoket, pubblicità come al solito, 28 aprile 2017. Questo è uno spoilerone di quello che accadrà in futuro. È la prossima espansione? Direi proprio di sì, 28 aprile. Forse sì, non è un evento, direi che è una prossima espansione a tema egizio. E potete andare a vedere già i primi spoiler sul sito che leggete qua. Quindi sappiamo già cosa sbusteremo a esatto. Fine aprile. E dietro c'è il solito token generico, cella di Ethereum. Questo, se ricordo bene, è una di quelle che tipo metteva in gioco Tezzeret, artefatti che danno mana di qualsiasi colore. Sì, questa la tengo da parte perché dopo ne riparliamo. Poi qui ci deve essere la terra. Esatto. A meno che una non terra qualunque e poi la rara e tac, Mimic metallico. Mi sembra che l'avessimo vista anche l'altra volta. In ogni caso, una creatura artefatto 2-1 che quando entra in campo potete scegliere un tipo di creatura. Lei diventa di quel tipo e tutte le altre creature dello stesso tipo entrano sul campo di battaglia con un segnalino più uno addizionale, che significa da giocare nei mazzi cosiddetti tribal, cioè tribali, quelli che i cosiddetti mazzi elfo, ma i più attenti si ricorderanno, l'avevamo intravista anche l'altra volta, 2-2 doppio attacco significa che potenzialmente fai danni sia come se avesse l'abilità attacco improvviso sia normalmente, quindi di base può fare due volte due danni, quindi quattro in tutto. All'inizio della sottofase finale, con l'abilità rivolta, ricordiamo, se qualcosa ha lasciato il campo di battaglia in questo turno, in questo caso lei si pompa con un +1/+1, che avendo doppio attacco è fico perché in realtà vuol dire che farà due danni in più. Ok. Figo, ovviamente figo. Un danno in più due volte. Altra rara, sostegno di Ayani. Che tra l'altro, ma secondo te è Ayani o sai che non lo so, non ho mai approfondito. Mi hai appena fatto venire il dubbio, pronuncia. Questa è doppia. Io l'ho sempre pronunciato a Gianni, però in realtà per come è scritto potrebbe essere tranquillamente Ayani. Quindi chiediamo alla Wizards di dirci quale sarà la pronuncia corretta. Pure ditecelo nei commenti voi come dite. Esatto. Ayani, a Gianni. Aieie Brazorf, come lo dite? Comunque, sostegno di Ayani. Allora, quando entra nel campo di battaglia, puoi passare in rassegna il tuo grimorio e o il tuo cimitero per una carta chiamata Ayani, rivelarla e aggiungerla alla tua mano. Quindi ti va automaticamente a cercare il Planeswalker nel mazzo o anche nel cimitero, che è figo che se ce l'hanno ammazzato noi lo resuscitiamo. In me è un incantesimo comunque, quindi fa un effetto, diciamo, rimane in campo e se lo sacrifichiamo preveniamo tutto il danno da combattimento che una creatura a tua scelta infliggerebbe in questo turno, quindi è un incantesimo di protezione, ma che è assolutamente da usare in un mazzo che contiene questo Planeswalker, perché per ci permette di andarlo a prendere o resuscitarlo. Poi un'altra rara, sostegno dalla K. Ok, un incantesimo con rivolta particolare, ti dice che all'inizio della sottofase finale, cioè alla fine del tuo turno, se rivolta, quindi qualcosa ha lasciato il campo di battaglia, riveli la prima carta del mazzo, se è un permanente la metti sul campo di battaglia, altrimenti in fondo al grimorio.
interessante. Il costo non è pochissimo, ma poter giocare in una carta potenzialmente gratis tutti i turni è molto interessante. Iniziano poi le uncommon, insomma ci interessano fino a un certo punto, direi. Il resto scorriamo tutto proprio quanto velocemente, giusto per vedere uncommon, che non abbiano nascosto qualche rara in giro, ma non credo. Direi, no, su questo sono tutte miste, common e uncommon. No, c'è il resto sono del poi mazzo, le terre base, ovviamente. Ok, ricordiamo, cosa che non abbiamo detto, noi adesso lo stiamo spacchettando alla ricerca delle rare come se fosse una bustina, ma questo è un mazzo precostruito. Sì, quindi le troverete uguali, identiche se le comprate. Sempre identico, ed è uno di quei prodotti compra e gioca. Quindi comprate questo, spacchettate, gli date una bella mischiata, perché sennò le carte sono tutte divise. Però dentro ci sono anche due bustine. Esattamente, per provare a migliorarvi il mazzo, potenzialmente, con il contenuto casuale delle bustine. Oltre alla carta di Gianni Aiani, che ho appena ripiegato un'altra volta, la metto lì dentro facendo finta di niente. La trovate su eBay, carta rovinata, ma fa lo stesso. In condizioni quasi perfette, diciamo. Esatto. Allora, l'ho già aperta giusta, quindi da dietro le apriamo. Sappiamo che questo è un token. Allora, pubblicità come al solito, mi piacciono molto. Servo meccanismo, e solito. Poi ci dovrebbe essere la terra. Okay, e adesso la rara. Karizev, predona di avionavi. Avionavi sono insomma i vari mezzi nuovi introdotti con l'ultima espansione. Creatura leggendaria, quindi significa che ce ne potrà essere una sola in gioco sotto il vostro controllo. Attacco improvviso, minacciare. Due abilità, diciamo un'abilità di avoid e un'abilità di danno, strano su una creatura 1-3 dove non è particolarmente aggressiva, sì. Però si incastra in questo modo. Forse dice ogni qualvolta bonus. Attacca, crea una pedina leggendaria scimmia 2-1 rossa, chiamato Ragavan, che per chi è stato attento è una delle pedine che avevamo trovato nelle scorse sbustate. Adesso memoria, finalmente non mi ricordavo assolutamente. Abbiamo trovato quella che la mette in gioco, la mette in gioco tra l'altro tappata attaccante. Non ero stato attento io. Male. Ero presente, ma non ero attento. C'è qualcos'altro? No, uncommon, andiamo avanti. Quindi carino il fatto che la mette in gioco tutte le volte attaccante, quindi di fatto noi attacchiamo con un 1 di attacco, ma poi in realtà ne mette in gioco altri due, quindi è come se attaccassimo con un 3, ma due separate. Molto interessante. Allora, Amoket, pubblicità come al solito, 28 aprile 2017. Questo è uno spoilerone di quello che accadrà in futuro. È la prossima espansione? Direi proprio di sì, 28 aprile. Forse sì, non è un evento, direi che è una prossima espansione a tema Egizio. E potete andare a vedere già i primi spoiler sul sito che leggete qua. Quindi sappiamo già cosa sbusteremo a esatto. Fine aprile. E dietro c'è il solito token generico, cella di Ethereum. Questo, se volta. Ricordo bene, è una di quelle che tipo metteva in gioco Tezzeret, artefatti che danno mana di qualsiasi colore. Sì, questa la tengo da parte perché dopo ne riparliamo. Poi qui ci deve essere la terra. Esatto. A meno che una non terra qualunque, e poi la rara e tac, Mimic metallico. Mi sembra che l'avessimo vista anche l'altra volta. In ogni caso, una creatura artefatto 2-1 che quando entra in campo potete scegliere un tipo di creatura. Lei diventa di quel tipo e tutte le altre creature dello stesso tipo entrano sul campo di battaglia con un segnalino più uno addizionale, che significa da giocare nei mazzi cosiddetti tribal, cioè tribali, quelli che i cosiddetti mazzi elfo, mazzi goblin, cioè sbilanciati su avere creature tutte di un unico tipo. In questo modo, mettendo in gioco lui, di fatto le potenziamo tutte con un più uno aggiuntivo, e lui di fatto è una creatura di quel tipo e quindi può andare in combinazione con varie cose. Carina, d'altronde è un mini, poca spesa, tanta resa. Vediamo se c'è qualcos'altro. No, uncommon. Ok, quindi abbiamo aperto anche le due bustine che erano dentro lo starter, chiamiamolo così, di hanno un nome quei pacchetti. Mazzo Planeswalker. Quel mazzo Planeswalker. Questo giusto? È un mazzo Planeswalker. Però non è finita qua, ovviamente speravate che fosse finita, invece no. Ci sono un altro pochino di bustine qui dentro che adesso andiamo ad aprire. Appena. Allora, mettiamo qua, così voi continuate a vederlo in sottofondo, ma non c'è nel mezzo. Allora, questo si apre come se fossimo in negozio. Esatto. Tac.
Boom. Vedo che sei esperto di come espongono. Salve, vorrei sbustare tutte le magic che avete, grazie. Prego, si accomodi pure. Le apra tutte. È quello che faremo ora, via. Allora, Amoketh, quindi evidentemente non è poi così raro questo spoiler che abbiamo baccato prima, è evidentemente la prossima espansione, poi dopo magari vado a vedere meglio, ma insomma non credo che ci siano molti dubbi. Poi la terra, no, stavolta abbiamo la brillante, la foil non comune, okay. Un costrittore sinuoso che emette... Se uno o più segnalini stanno per essere messi su un artefatto o su una creatura, ne vengono invece messi altrettanti più uno. Quindi una cosa che pastrocchia con il numero di chicchi di riso che mettiamo sulle varie carte. Sì. Poi questa è la terra. E poi c'è la rara per forza, ok. Un'altra raccolta solenne. Abbiamo già parlato. Vediamo se c'è qualcos'altro, ma non credo proprio. Uncommon, infatti, andiamo avanti. Diciamo che avendo appena, se fossimo in una situazione di gioco in cui abbiamo appena comprato un mazzo, ci siamo comprato un box di bustine per potenziarlo, avere due reclute solenni, essendo bianche ed avendo un mazzo bianco-verde, sarebbe stato figo. Noi adesso ovviamente cerchiamo di farvi vedere più cose diverse possibili. Pubblicità del classico Friday Night Magic, giocate il venerdì sera Magic, servo meccanismo, niente di che. Poi c'è o una foil o una terra, vediamo cosa abbiamo beccato. Un'altra foil, stavolta foil. Comune, lo strumento di malvagità, artefattino che si attiva con il nero per far scartare una carta all'avversario, ed è di quella serie dove questi artefatti, quando vengono messi nel cimitero, ci permettono di pescare una carta. E poi la terra... Foresta classica e la rara, il furioso di cintura verde, l'elefantone che mette in gioco due segnalini energia e no, quando entra nel campo dovete pagare due segnalini di energia, e se non lo fate questo ritorna in mano e voi ottenete un segnalino energia. Perché tutta questa complicazione? Perché lo noto adesso, è una creatura che costa 1 ed è un 3-4, quindi molto quindi potente, è fortissima. In tal caso però dovrete avere generatori di energia per poterlo utilizzare, altrimenti ve la giocate, ve la ripigliate in mano solo per generare un segnalino energia alla volta. Vediamo se c'è qualcos'altro, non credo, ancora niente, via. Poi quante buste ci sono in una di quelle scatole? Ti ricordi? Se la mia memoria non mi inganna, dovrebbero essere 36. 36. Quindi mettetevi comodi, ragazzi. Qui, rivolta dell'Edre, momenti chiave, ok. Poi terrofoil, terra e poi la rara. Collettore di rottami. Artefatto, creatura, quando questo o un altro artefatto vengono messi in un cimitero, riprendi in mano una carta artefatto bersaglio, quindi il classico artefatto che quando muore ci permette di recuperare un altro artefatto. E a posto, andiamo avanti. Ricordiamo, questo mondo di Kaladesh è molto sbilanciato sugli artefatti, quindi questo genere di effetti sono abbastanza comuni. Sì. Terrofoil, terra, montagnone, rara, speranza di Ghirapuro, con un 1-1-1 volare, interessante, se lo sacrifichi fino al tuo prossimo turno un giocatore bersaglio che ha subito danno da questa cosa qua non può lanciare magie non creatura. Quindi una creaturina che fa un dannettino, e quando temete che il vostro avversario possa fare brutte robe, voi gli impedite di giocarle per il prossimo turno. Carino. Uncommon e via. Vediamo. Pubblicità orizzontale. Sì, connettiti. Terrofoil, terra. Forestone. Rara. Yahenni, partigiano immortale, creatura leggendaria, un vampiro tra l'altro, figo, ha 3/2/2 rapidità, buone statistiche, ogni qualvolta una creatura controllata da un avversario muore, metti un segnalino +1/+1 su di lui, sacrifica un'altra creatura indistruttibile. Molto interessante, perché fa della legna, tutte le volte che muore qualcosa si pompa, è potenzialmente immortale sacrificando altre vostre creature, bello, bello, ci piace. Molto interessante anche per il Commander, per chi ci segue da quei video. Community, terrofoil, terra, foreste, rara.
Rishkar, rinnegato di Pema, un'altra creatura leggendaria, quindi iniziano a essere tantine. Sta andando bene, seguite il mio account eBay perché sta gonfiando di carte. A 3-1-2-2, che cosa ci dice? Che quando entra in gioco scegli due, fino a due creature e metti un segnalino +1/+1 su ciascuno, quindi pompiamo gli altri elfi. Ogni creatura con un segnalino che controlli inizia a generare mana verde, quindi potenzialmente già le due creature che marcate con un segnalino diventano altri generatori di mana. Molto carino. Altro? No. Next. La tua risorsa magic, terrafoil, terra, rara. Arcangelo Mirabile, rara mitica. Rara mitica. A costo 7, quindi non proprio economicissima. 5-5 volare. Se stai perdendo la partita, invece esili lei e tutti e i tuoi punti vita diventano quelli iniziali. Addirittura. Fichissimo, quindi da giocare photo finish, ti ho ammazzato e invece no, invece ritorno a 20 punti vita o 30 se giocate Arcangelo Mirabile. Molto, molto buffi questi effetti, mi piacciono sempre quelli. Pensavi che stessi perdendo e invece no. Invece Arcangelo Mirabile. Mira sto arcangelo. Amoquette. Terrafoil. Terra. No, non becchiamo mai le foil. Sono rare. Un'altra rara mitica, stavolta nera, giustamente, prima un angelo, adesso un demone, sempre a costo 7, sempre un 5-5, stavolta con improvvisare, ovvero possiamo pagarlo meno se tappiamo degli artefatti, vola ovviamente, le ali non sono lì per bellezza, all'inizio della sottofase finale ogni avversario scarta una carta. 2 e sacrificando un artefatto una creatura bersaglio prende -2/-2, anche questo uno di quelli molto difficili da gestire perché vi fa scartare carte se siete l'avversario e vi distrugge le creature. Sacrifico in cambio di artefatti che potenzialmente giocate se volete voluto usare l'abilità improvvisare. Carino, un bel demoniaccio, ci piace sempre. Fa quella sana legna che a noi ci piace. Voi non vedete, ma continuo a spostare le buste qui e sono si sta accumulando. Sono sommerso da buste vuote. Allora, qui. Patume su patume. Oh, una foil. Poi l'hai chiamata. Una creatura elfo, entra in campo, quando entra in campo mette energia che potete pagare e se lo fate mettete un servomeccanismo, uno dei tanti che abbiamo trovato fino adesso. Poi una terra, niente di che, la rara. Questo paludozzo. Ah, spirale dell'industria, anche questo ve lo dovreste ricordare dall'altra volta, Antonio se lo ricorda. Senz'altro, stavo proprio per dirlo, ma spirale dell'industria, certo, l'abbiamo vista l'ultima volta. Quindi aggiunge mana in colore oppure pagando un punto vita vi dà quello che volete, ma dovete controllare un artefatto. Ok, accumuliamo altre buste su Antonio. Antonio in modalità cassonetto dell'immondizia. Ci vorrei girare la camera per mostrarvi queste buste che ho addosso. Non perderti nessuna mossa. Terrafoil, terra, palude, la rara. Cuore di Kira. Artefatto leggendario. Un veicolo, quindi a 2 un 4-4 volare cautela, quindi statistiche assurde, rara mitica, ricordiamolo. Manovrare 3, quindi dobbiamo tappare creature almeno che facciano forza 3, però per un 4-4 ci sta. O puoi rimuovere un segnalino fedeltà da un planeswalker invece di pagare il costo di manovrare. Interessante questa nuova meccanica, usiamo i segnalini che sono sui planeswalker per fare altre cose, in questo caso per pestare 4 danni volanti. Carino. C'è altro? No. Continuiamo a guardare se c'è altro, ma in realtà è praticamente impossibile. Sì, a meno che non ci sia proprio un errore di stampa in cui becchiamo la bustina in cui per errore... Però lo so che se non ci guardo poi dopo c'era. Sicuro, sicuramente. Quindi non guardarti. Giusto, ti guardo alla fine. Rivendica il potere, terrafoil, terra, rara. Il mimic metallico, abbiamo già parlato poco fa. Sì. Già visto, aspetta, già fatto. Ci voglio guardare lo stesso. No, ovviamente non c'è nulla. Adesso ho la paranoia. Facciamo una petizione alla Wizard, mettete più bustine fallate. Esatto.
siate meno attenti. Allora, terrofoil, terra, la rara, liberatrice di verde ruota, guerriero elfo, diversi elfi in questa espansione di Kaladesh. Di rivolta dell'etere di 2-2-1 rivolta, la conosciamo come abilità, e in questo caso con rivolta entra con due segnalini più uno più uno, quindi diventa un 4-3 a costo 2. 4-3 a costo 2 è tanta roba. Sì, non è male affatto. Dovremmo però fare rivoltare il nostro mazzo per ottenerlo come effetto. D'altronde rivolta dell'etere, esatto. Non perderti nessuna mossa. Terrofoil, terra e la rara. Competenza di Yahenny. Yahenny mi sa che è il vampiro che avevamo trovato prima. Mi sembra anche a me nome, anche dal disegno risuggerisce. Sì. A costo 4 una stregoneria che dà a tutte le creature -3/-3. Puoi lanciare. Ah, ok. Quindi a costo 4 diamo -3/-3 a tutte le creature e lanciamo una magia a costo 3 o meno gratis. Mi piace molto, estremamente giocabile. -3/-3 a costo 4 potenzialmente ammazza tutto quello che è giù, anche se abbiamo visto che in questa espansione c'è veramente tanta roba grossa o che può diventare grossa con i segnalini, però comunque -3 in cos è tanto. Terrofoil, foil. Foil comune, una creatura artefatto 3-1, può bloccare una creatura addizionale in ogni combattimento. Direi che se lo fa è destinato a soccombere visto che ha 1 di vita, però in carina, soprattutto il fatto che foil la rende molto figa. La terra e la rara. Competenza di Shram, stregoneria a costo 4, crea 3 servi meccanismi 1-1 in colori e ti permette di giocare una magia costa 3 o inferiore, quindi diciamo è la versione bianca di quella che abbiamo trovato poco fa. Se il nero distrugge, il bianco crea 3 pedine 1-1, diciamo che nella lotta 1-1 vince il nero, perché tu crei 3 pedine, lui te le distrugge, però in cambio entrambi avete ottenuto una magia gratis costo 3 o meno. Inizia a diventare altina la pila, eh? Infatti bustine... mi piace qui che prima o poi cade, però... Le bustine nel box sono ancora tante, quindi mi sa che sarà un gioco di prestigio tenerle in piedi. E terra e rara. Veto, neutralizza una magia, un'abilità attivata o un'abilità innescata a bersaglio. Esattamente quello che ci piace che il blu faccia, cioè rompere le palle mentre giochiamo le magie o attiviamo cose. Ottimo veto. Bello. No, aspetta, non ho guardato se c'erano sbagliati. No, ovviamente no. Non ce la faccio più a non guardare. Prima o poi lei ce la faremo. Una sbagliata. Confidiamo che ce ne mandino una apposta sbagliata. Esatto, terra e rara. Creatura leggendaria Baral, la versione blu, 2-1-1-3, le magie istantanee e stregonerie costano 1 in meno e questa cosa ci piace molto. Ogni qualvolta una magia e un'abilità che controlli neutralizza una magia, puoi pescare una carta. Se lo fai, scarta una carta. Peccato che la dobbiamo scartare, se la pescavamo solo era strafico. Però comunque a 2 una creatura con delle statistiche fatte per rimanere in vita, e fin tanto che rimane in vita ci sconta tutte le magie istantanea stregoneria, può non essere male. Interessante, può essere molto giocabile. Ovviamente l'hanno fatto leggendario perché così non ne possiamo avere due in gioco ad ottenere due volte lo sconto. Ah, giusto. Se la sono pensata bene. Terrofoil, terra rara. Competenza di Karizev, la nostra piratessa che abbiamo trovato prima, costo 3 una stregoneria, prende il controllo di una creatura o di un veicolo fino alla fine del turno, lo stappi a rapidità e in più ci fa giocare anche gratis una carta 2 o meno. Carino, perché gli effetti che rubano le creature per il rosso mi sono sempre piaciuti, questo può rubare anche un veicolo che può essere interessante. Può essere giocabile. Sì, guarda che meraviglia che è l'illustrazione. Sì, l'illustrazione è fichissima. Lo diciamo ogni volta, ma veramente livello super alto nelle ultime espansioni. Tra l'altro ha un po' questo effetto grandangolo come i tuoi video. Quindi. È vero, fa particolarmente bene. Via terrofoil, foil. Ui, rara tra l'altro. Foil rara. Doppio X, quindi per quanto paghiamo otteniamo la metà di segnalini più uno più uno, quindi potenzialmente paghiamo 6, è un 3-3. Pagando 4 metti un segnalino più uno ulteriore, però chiaro a 4 è più costoso farlo rispetto a quanto lo possiamo lanciare.
se gli rimuovi un segnalino più uno più uno, infligge un danno a una creatura o a un giocatore. Quindi ti spara i pugni che ha... Cioè, i pugni nelle mani. I pugni nelle mani. C'è altro, ovviamente, no? Pianura. Ok, poi la terra. Pianura, sì. E la rara. Sramedificatore capo, a 2, un 2-2, quando lanci aure, equipaggiamenti o veicoli, pesca una carta. Bella, perché il bianco pesca poco e aure, equipaggiamenti, veicoli tendiamo ad averne in un mazzo bianco, quindi... Perfetto. Tutte le volte che lo facciamo, peschiamo. In più a due è un 2-2 e che non è male. La sua simpatica legna, come vogliamo che faccia. Rivendica il potere. Rivendichiamocelo. Terra. Rara. Oh, l'intervento eroico, la tua carta preferita. Ah, l'abbiamo già vista, sì, sì, sì. Quella di... Antimalocchi indistruttibile. Però non la può usare solamente lui, anche no, se no, c'è no, lui. No. Guarda che lui. Figo che è, Dio, buono. Allora, vediamo qua insieme. Qualsiasi mazzo verde la può usare e soprattutto i mazzi verde creatura la useranno. Okay. Perché è forte. Rendere indistruttibili le creature è sempre cosa bella, visto che i nostri avversari... tendono a volercele distruggere, chissà perché. Hanno questa tendenza. Terra foil. Foil non comune, infligge X danni divisi a tua scelta tra un qualunque numero di creature bersaglio, dove X è la forza maggiore tra le creature che controlli mentre lanci questa. Tutto questo per dire che a costo 5 noi guardiamo qual è la creatura più grossa che abbiamo in gioco e quella creatura è come se danneggiasse... creature dell'avversario dividendo i danni come vogliamo. Terra e rara. La spia tempralesta, a costo 4 un 2-3, quando entra in gioco scegliamo un artefatto e da quel momento quell'artefatto tappandolo ci farà pescare una carta, ovviamente fin tanto che lei è viva. Teniamola qua la torre di Pisa, buona. Esatto. Poi ci facciamo i castelli di carte. Terra foil, terra rara. Il giuramento di Aggiani. L'avevamo già visto? No, perché no. Era la stretta di Aggiani prima, cosa che sì, era. Sì, stiamo facendo tutte le carte del nostro amico Leone. Esatto, a costo 2 un incantesimo leggendario, quindi ne possiamo avere solo uno giù. Quando entra nel campo di battaglia mettiamo un più uno su ogni creatura, fico. E le magie Planeswalker costano uno in meno per essere lanciate, quindi lo stesso Aggiani e Aiani, come si dir si voglia, costerà un mana in meno, ma anche tutti gli altri Planeswalker. Quindi figo. Potenzialmente, se riusciamo a giocare combinazioni di colore che ci permettano di giocare diversi Planeswalker all'interno del mazzo, ognuno di loro ci costerà uno in meno fin tanto che quello in campo. Super, c'è altro? No. Però diciamo il primo effetto a costo 2 è dare più uno a tutte le creature in un mazzo sciame che fa tante pedine e diventa parecchio ignoranza. Terra foil, terra e rara. Un veicolo a costo 3, un 3-5 volare, quindi un veicolo abbastanza difensivo. Quando entra nel campo di battaglia ci dà 2 energia, pagando un'energia gli diamo legame vitale, si manovra infatti solo con uno, quindi comodo. Tutta questa energia, qualcosa ci dovremmo pur fare. Vediamo se c'è la brillante. No. Balista mobile, l'avevamo vista poco prima foil, questa in versione sì, normale. Stessa. No, aspetta, non ho guardato se la, non ce la faccio, non resisto, ovviamente no. C'è la paranoia. Ti troveremo. La paranoia del pacchetto fallato. Ricordiamoci, noi in questo video stiamo sbustando solo le rare, il che non significa che nell'espansione le comuni e le non comuni facciano schifo. No, anzi, certamente, semplicemente ve le abbiamo voi già guardateci, mostrate. Guardateci, noi ne abbiamo fatte vedere un sacco. Anche perché vi lascio immaginare che se dovessimo commentare tutte quante le carte... Eravamo qua tra un anno. Esatto, allora questa è la rara, velocista mitica tra l'altro. Velocista fulmine, rara mitica, costo 5, un 2-2 doppio attacco che abbiamo spiegato prima, rapidità, quindi può attaccare il turno in cui entra in gioco, altrimenti che fulminea era... ogni qualvolta attacca ottieni 2 segnalini energia e poi possiamo pagarne la bellezza di 7, leggo bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se paghi la stat
sviluppi tutte le creature che controlli e puoi attaccare di nuovo. Interessante. Allora, a costo 5 è molto piccolina, perché è solo un 2-2, quindi muore con estrema facilità. Però... ha in realtà doppio attacco, quindi vuol dire che in realtà Fa 4. Esatto, fa 4 pizze. Attacca subito e attaccare ovviamente due volte in un mazzo aggressivo. Rapidità vuol dire che attacca prima, cioè quando entra. Rapidità attacca il tuo, anche il tuo nemico. Insomma, allora non è male insieme a doppio attacco. No. Se avete altri modi di generare energia, magari riuscite anche a attivare molto velocemente il costo di 8 segnalini. E ripeto, 8 segnalini, 2 fasi d'attacco. Se ci avete montato un mazzo sopraapposta, vuol dire che state uccidendo il vostro avversario. Sì. Terra. Rara, incantesimo. Evoluzione di Pia, che sembra tipo Lady Frankenstein. A costo 3 un incantesimo. Ogni qualvolta un artefatto non pedina viene messo nel cimitero dal campo di battaglia, riprendi in mano quella carta a meno che un avversario non si faccia fare 3 danni da questa smartellata qua. Quindi carino, in un mazzo rivolta dove tendete a buttarvi la roba dal campo al cimitero e tutte le volte la potete riciclare, almeno che l'altro non si fa fare 3 danni, ma di 3 danni in 3 danni 20 punti vita vanno giù veloci. Cazzo, questo smartellamento. Secondo me ci hanno mandato una scatola. Io continuo a pescare, ma non finiscono mai. Andiamo avanti. Diciamo che c'è parecchia invidia, penso, avere una scatola senza fondo. Fino alla prossima espansione, andiamo avanti. Terra e rara. Mimic metallico. L'abbiamo già visto. È già il terzo questo. Ormai ci possiamo fare un mazzo sopra il mimic metallico. Sì. Diciamo che non è rara, ma non così rara, o meno non per noi. Se... era leggendario, poi no, tra l'altro, quindi ce ne può avere più di uno. Assolutamente, quindi tra l'altro significa che quando poi giocate la creatura del tipo scelto prende più 1, più 2, più 3, fino a più 4 se ne avete 4 giù. E tac, liberare i gremlin. Liberare i gremlin, rosso doppio X, quindi distruggete la metà degli artefatti di quello che avete pagato e create... lo stesso numero di Gremlin 2-2 che quindi sono andati loro a sabotare i vostri artefatti. Sì. Da bravi Gremlin combinano guai. Sì, sì, confermo che non finiscono mai le buste lì. Quindi armatevi di pazienza, prendetevi da mangiare davanti allo schermo. Competenza di Baral. Baral 5 mana, fa tornare fino a 3 artefatti e o creature bersaglio in mano ai rispettivi proprietari, quindi riprenditi su un po' di roba, dite al vostro avversario, e in più lanciate una magia a 4 o meno gratis. I classici effetti del blu sono neutralizzare e far riprendere in mano. Abbiamo trovato il neutralizzo, abbiamo ritrovato quella che fa riprendere in mano. Direi che il tema del colore anche in questa espansione è stato mantenuto. Sempre montagne. Stiamo facendo una montagna di carte, altre che montagne. A 1-1-1-2 che con 4 mana, di cui una blu, tappa X artefatti stappati e guarda X carte dalla cima del mazzo e ve ne dà una in mano. E metti le altre in fondo al tuo grimorio in qualsiasi ordine. Quindi paghiamo 4, tappiamo lui, tappiamo un qualsiasi numero di artefatti e noi sappiamo che potremo guardare tante carte dalla cima del mazzo, quanti sono gli artefatti che abbiamo tappato per questo effetto, e possiamo tenerne uno in mano. Un po' macchinosa, però dai, alla fine costa 1, è una creatura carina. Si può sempre usare. Terra. Sostegno della K, l'avevamo vista prima, sì. L'incantesimo con rivolta che ci fa mettere a gratis i permanenti dalla cima del mazzo. Ovviamente in così tante bustine non è così insolito trovare delle doppie, non è che siamo noi particolarmente sfortunati, ma fa parte del gioco. Ma non abbiamo beccato neanche un Planeswalker? No, in effetti no, però sono normalmente una terra foil, niente di che. Normalmente rare mitiche. Una terra normale. Quindi è normale. Eccolo, a proposito di rare mitiche, un incantesimo aura blu a costo 4 che incanta gli artefatti che controlli. Ok, e all'inizio del tuo mantenimento crea una pedina che è una copia dell'artefatto incantato.
Poi se controlli 8 più artefatti che condividono lo stesso nome, vinci la partita. Addirittura. Queste carte sono fichissime. Vinci la partita? Difficilmente si riescono ad usare. Però comunque a 4 creare una copia di un artefatto tutti i turni, tendendo che magari avete giocato una creatura artefatto cicciona, mm-hmm, un artefatto che ha un effetto potentissimo, potete già beneficiarne. Poi c'è la win condition che, dai, cazzo, se hai 8 vinci artefatti la uguali, vinci. Produzione meccanizzata, mi è piace. Bellissimo. Facciamo la catena di montaggio degli artefatti. Industrializziamo sti artefatti. Una foil, una terra base foil, carina, una terra normale e la nostra rara di mazzo. Entourage di mezzanotte, a 4 una creatura 3-3, gli altri eteridi, che sarà un nuovo tipo di creatura, non ci avevamo fatto caso, probabilmente ce ne saranno diversi, prendono più uno più uno. Quando lui o un altro eteride muoiono, peschi una carta e perdi un punto vita. Mm. Bello, bello. Non abbiamo in effetti fatto caso a quanti eteridi abbiamo trovato fino ad ora, ma se ce ne sono di altri di interessanti, quella diventa super forte, perché pescare è sempre forte, pompare le altre creature è sempre forte, quindi mettete le due cose insieme e però sarete io molto contenti. Ho una memoria pessima, però eteridi non l'avevo ancora sentito. Un'altra foil che l'avevamo visto prima, liberare i gremlin, c'è anche in versione brillante. Ok, ci abbiamo anche quella, una terra normale e la rara di mazzo. La battaglia al ponte, nero X, improvvisare, quindi potete tappare artefatti per pagare meno la magia. Una creatura bersaglio prende meno X e tu guadagni X punti vita, una bella rimozione che fa sempre comodo. Sì. Al nero ci piace spaccare le creature. Siamo quasi, stiamo finendo purtroppo, non è senza fondo. Quasi, siamo quasi gli ultimi due o tre bustine. Così, Palude. No, mi sembrava foil al volo, invece no. E tacca, ecco la rara. Una creatura farabutto umano a 2, un 2-1 minacciare. Minacciare, ricordiamo, può essere parata solo da creature del suo colore. Quando entra nel campo di battaglia o attacca, ottenete un segnalino energia. Se ne pagate 2, pescate una carta e perdete un punto vita. Mm-hmm. Carina, carina, non è autosufficiente, dovrete dargli qualche turno per usare il suo effetto, a meno che non abbiate altri generatori di energia, ma lo ricordiamo, pescare carte a noi ci piace. È un po' come sbustare. Un po' come sbustare, che lavoro fai? Ma io sbusto carte di Magic, a terra. Rara. Il colosso pacificatore, perché chi è che non farebbe pace con un colosso 6-6 a costo 3? Con 2 mana un altro veicolo che controlli diventa una creatura, quindi non avrete più bisogno di manovrarlo, e manovra 4. In realtà è interessante perché possiamo fare una gabola, con 2 attiviamo un veicolo senza manovrarlo, magari è un veicolo con 4 d'attacco, allora a quel punto lo possiamo usare il veicolo per manovrare questo veicolo. Sì, sì. Possiamo farci delle gabole. A questo 3 è un 6-6, un bel ciccione 6-6. Ciccionissimo. Ultima bustina. Vediamo, dai, se facciamo la cosa, la Planeswalker, il trucco, dai, dell'altra volta, che nell'ultima bustina abbiamo trovato la carta più bella. Sì, non ci sarà nulla, ovviamente. Ovviamente. C'è troppa aspettativa. Almeno una foil invece che una terra di merda. Questa è una foil, non è una terra di merda, eh? È terra di merda, ovviamente. Allora, subito la rara. Ah, vabbè, carizella, una creatura. Dai, vabbè. È quella che avevamo visto prima. Doppia. Una merda. Però magari invece è un mazzo fallato e qui c'è una rara mitica. Potrebbe essere. Cioè, senz'altro, essere, proprio, infatti, no. Infatti, no. E niente, quindi finisce qui anche questo video. Abbiamo vuotato qui la scatolina di Rivolte alle Tre. Notate qui la torre che, esatto, ci siamo fatti. Per darvi l'idea, questo è il mazzo che avevate prima. Questa è tutta pubblicità, invece. Allora, se vi piacciono i nostri video dedicati alle nuove espansioni di Magic e a Magic in generale, fate un bel like. Se non vi piacciono, fate un bel dislike. No. Mi spiace per voi. Sharate questo video, fatelo conoscere ai vostri amici. Abbonatevi al canale, mi raccomando, iscrivetevi. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Antonio e da Giacomo. Ciao.